Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo la sottrazione di due numeri relativi. Prima di proseguire, metti un like, iscriviti al canale se non l'hai fatto e ti consiglio di vedere il video precedente sull'addizione di numeri relativi. Allora, supponiamo di voler sottrarre due numeri relativi, per esempio più 5 e più 2. Il trucco è trasformare questa sottrazione in un'addizione. L'addizione già sappiamo poi come si risolve. Come facciamo per trasformare questa sottrazione in un'addizione? In pratica, sommiamo il primo numero, quindi trasformo la sottrazione in addizione, sommiamo il primo numero all'opposto del secondo. Quindi, invece che sottrarre più 2, sommiamo meno 2. A questo punto lo sappiamo risolvere. Dal video precedente sappiamo che se abbiamo l'addizione tra due numeri relativi discordi, vince il segno di chi ha il valore assoluto maggiore, quindi in questo caso vince il segno del 5, più, e si deve fare la differenza tra i valori assoluti 5 meno 2, 3. Vediamo quest'altro esempio. Meno 4 meno meno 5. Allora, come prima, riscrivo meno 4, trasformo il meno in più e faccio diventare la sottrazione un'addizione e quindi meno 4 a cui addiziono l'opposto di meno 5, quindi più 5. A questo punto, trasformato la sottrazione in un'addizione, posso fare come ho fatto prima. Vedo che ho due numeri discordi, quindi il segno che vince è il più, quello del 5, mentre come valore assoluto devo fare 5 meno 4, 1. Ora abbiamo meno 7 meno più 5. Cosa faccio? Trasformo ancora una volta il meno in più, meno 7 rimane così, e addiziono l'opposto di più 5, cioè meno 5. A questo punto abbiamo due numeri concordi, meno meno, stesso segno, quindi il risultato avrà lo stesso segno. E i valori assoluti vanno addizionati, 7 più 5. Quindi il risultato è meno 12. Adesso prova tu a risolvere questi esercizi e se ti va scrivi le soluzioni nei commenti. Ciao e alla prossima!